Salve a tutti, sono Iron Gamer e benvenuti sull'episodio finale dei segreti del Dr. Wu, il DLC appena uscito di Jurassic World Evolution. E in questo episodio accadrà letteralmente di tutto. Il dottore ci chiederà di rilasciare uno Spinoraptor, ma la situazione degenererà di brutto. Che si stiano depistando, che ci sia qualcuno che stia cercando di danneggiare le sue ricerche? Beh, di sicuro il dottore non si farà scrupoli e ci chiederà di schierare ben tre fra i suoi dinosauri più pericolosi: l'Indominus Rex con la mimetizzazione, l'Indoraptor e giustamente lo Spinoraptor. Cosa potrebbe mai andare storto? Buona visione! Il genoma dello... lo Spinoraptor? Ti farò un'offerta che davvero non potrei... Guardi, sono ancora in tempo, secondo me. Clicco non ora e tanti saluti. Lo Spinoraptor! No, questo è folle. Però ha un po' di adattamento interessante. Adattamento agli spazi ristretti. Quindi per tutti quei dinosauri che hanno bisogno dei chilometri quadrati delle intere pianure, potrebbe essere molto ma molto utile. Oh, la mimetizzazione dell'Indominus Rex. Crea questo ibrido, fai in modo che abbia una valutazione alta e rilascialo in un recinto adatto, assicurandoti che rimanga al sicuro. No, sono gli altri che devono essere messi al sicuro da lui. Se il dinosauro dovesse diventare ingestibile, usa i dardi tranquillanti. Yeeey. Che brutta idea, dottore, però. Ed in effetti abbiamo il genoma dello Spinoraptor. 1.001.000, dottore. Porca vuol spolparmi il conto in banca, eh. E possiamo anche far ricercare adattamento a singola specie. Riduce i requisiti di popolamento minimi e massimi di un dinosauro di 3 unità. Oh, quindi nelle gabbie un attimino meno popolose potrebbe tornarci in effetti molto utile. Quello che mi dà fastidio dello Spinosauro come animale di base è che c'è bisogno di una gabbia eccessivamente troppo grande per la sua stazza. Buono, liberiamo un attimino la zona dalla natura. Speram bang. Ovviamente ci dovremmo mettere un laboratorio genetico Ammon, che possiamo mettere direttamente qua in angolino. Mi sa che dovrò mettere la monorotaia, perché la strada che si deve fare sta gente è bella lunghetta in effetti. Allora, una monorotaia l'ho fatta costruire qua, perfetto. E un'altra direi che la possiamo lasciare in questo punto. Ora dobbiamo vedere con le gallerie come combinare più che altro. Oddio, non riescono ad arrivare fino in fondo. Oh, casomai gliela possiamo mettere anche da quest'altro lato e dopo collegheremo il tutto con strade. Buono, la zona è abbastanza predisposta. Ora, divertiamoci a collegare la monorotaia. Devo stare attento a non andare fuori dai limiti. Aspetta un secondo. Vediamo se mi fa un collegamento tattico. Aspetta, ce la faccio. Ok. Buono, e le due zone dovrebbero essere collegate. Aspetta che qua magari gli manca... ecco, sapevo io la stradina, perché il pubblico non è che si sporca i piedini. E piazziamo subito un bel rifugio d'emergenza per il popolo, perché se qualcosa scappa siamo nella M più totale. E per il resto pensiamo anche al consumismo, con un bel negozietto di souvenir e il classico fast food. Dimmi che mi sta qua sotto. Non ci sta per poco, dannazione, poco male. Glielo mettiamo allora qua in parte. Buono, ma bando alle ciance e vediamo un po' questo fantomatico Spinoraptor. Eccolo qua, oh, mi sa di pericoloso, oltre che di schifoso. Il suo genoma lo possiamo modificare, penso, pesantemente. E siccome sarà un dinosauro da combattimento, cercherò di migliorarli attacco, difesa e vada se anche un pochettino di longevità, perché sennò sto coso mi muore dopo 5 minuti. Ok, i parametri sono veramente eccezionali, anche a livello di longevità, difesa e attacco, wow. Valutazione 568 e costa 8.8 milioni di dollari. Nel frattempo, dai dati che ho visto, è un dinosauro che non ha bisogno tanto di foresta quanto per l'appunto solo di una zona con i cespugli, il che va meglio, che ci aumenta anche la visibilità. Avrei potuto metterci una girosfera qua dentro? Assolutamente sì, ma non sono così pazzo. Pure io non sono così pazzo, cioè non fate di boiate nella mia vita. Ok, incubazione terminata con successo e voglio vedere se non vi picchiavo tutti. Siete pronti a vedere lo Spinoraptor? Io no. Guarda, sta anche piovendo per rendere la situazione ancora più drammatica. Oddio! Oddio! Guarda il muso, c'era pure scuro! Oh mio Dio, cosa abbiamo creato? Abbiamo una gabbia abbastanza grande, per fortuna. Ah! L'hai già fatto fuori la capretta, subito, così! Che sta prendendo questo video. Perché? Potrebbe essere il nostro progetto più importante. Perché ha il comfort in rosso già al 100%? Oh no... è agitato di base. Questa cosa non promette per niente bene. No. No, tizio. No, tizio. Non far boiate. Questo mi sta per attaccare le reci... wow! Ha buttato giù la recitorino sul colpo. Apri rifugio. Apri rifugio. Apri rifugio. Oh, 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 oh. Ragazzi, elicottero. Elicottero veloce. Ragazzi, scappate. Scappate. Non mi pappare gli scienziati che mi piglio le denunce. Ah, no, 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 no. Ragazzi, fuggite. Fuggite molto rapidamente. L'elicottero è arrivato. Elicottero. Veloce, rapido, narcotizzalo subito. C'è una crisina. Davvero? Minimizzare i danni. Davvero? Che bello, dottore, mi insegna a fare il mio mestiere. Non stanno affatto rallentando lo Non funzionano? Devi usare gli altri dinosauri.
liberatene in fretta. Voglio che sia fermato. Ma mi prendi in giro? Allora, è ancora qui, signore. Corra dentro il rifugio rapidamente. Veloce, 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 corri dentro. Ok. Devo trovare il modo di bloccarlo qui. Il problema è che se continua a sfondarmi tutti i recinti, devo far partire un mega recintozzo. Perfetto, ecco qui. Il problema è che io, prevedendo di dover salvare la vita a sto coso, gli ho dato grandi punteggi di attacco e difesa. Che grande idea che ho avuto, un tirannosauro. Forse con un allosauro a grande potere d'attacco, la difesa non è il massimo, ma forse, forse potrebbe essere quello che ci salva. Ok, l'allosauro è pronto, l'allosauro è pronto. Vediamo di liberarlo. Bravo tizio, vieni fuori. L'ho potenziato anche un attimino, visto che ho aspettato che di guadagnare un troppo di soldini. Vai e fallo fuori. Madò, quanto è cazzereccio. Questo mi ha servito fedelmente quando abbiamo fatto gli scontri nell'arena. Sta tornando indietro. Se sono fortunato, probabilmente si stanno per attaccare. Allora, tatticone della vita. Mi servirebbe uno dei ranger in modo tale da aiutare l'allosauro a vincere la battaglia. Se quei due si incontrano, io continuo a tenere l'allosauro col parametro vita alto. Oddio, c'è una foresta. Aiuto, da dove passo? Porco cane, è vero che ho distrutto la strada? Ok, c'è il passaggio di qua. Dicevo, devo tenere la sua vita alta. E così dovrebbe riuscire a vincere lo scontro. Capretta, capretta, levati, dannazione. Speriamo ovviamente di poter aiutare il tizio. Ok, se riusciamo a manomettere lo scontro, forse, forse. Guarda, ti sparo fin dall'inizio. Veloce, incremento salute massimo, dannazione. Ok, gli ha già tirato un morso. Perfetto, vai, vai, vai. Ti aiuto io, allosauro, non ti preoccupare. Ragazzi, quando volete, bravo, bravo. Continua così, piccolo allosauro. Porco cane, mi sei costato 8 milioni. Ok, ok. Ce l'ha praticamente fatta, credo che stia per cadere. Olè, gli faccio anche la fottina. Gli faccio anche la fottina. Porca di quella porca intanto che se lo poppava. Oh, porco cane. Ah, bravo allosauruccio. Bravo allosauruccio. Oh mio Dio, minaccia sventata. Porco cane, mai più Spinoraptor. Mai più Spinoraptor. Ok, e mi ha dato la mimetizzazione dell'Indominus Rex. È stato un evento troppo strano per essere. Ma davvero? Qualcuno ha modificato il codice genetico di quell'animale senza che noi ne fossimo a conoscenza. E penso di sapere chi sia il colpevole. Oh no, chi è adesso? Un concorrente della Fondazione Hammond con il quale ho fatto affari in passato. Posso esprimere il mio disappunto per non essere riusciti a monetizzare? Stia buono. Spero che qualcuno l'abbia filmato almeno. Gli ho fatto una foto io, quindi qualcosa abbiamo ottenuto comunque. Ecco fatto, ho ricollegato intanto le strade, perfetto. E sblocchiamo la missione numero 4, la missione finale per il Dottor V. C'è ancora del lavoro. Oh, ma la sei scemo. Non farmi aspettare troppo. Davvero, un Indominus Rex con la mimetizzazione. Cosa potrebbe mai andare storto? Lei non ha visto i film, dottore? Ho ragione di credere che un agente esterno stia ostacolando le mie operazioni e ho intenzione di mettere un freno a cotanta imprudenza. Crea e rilascia i seguenti animali di mia ideazione. Ma che bravo, l'Indominus Rex, un Indoraptor e uno Spinoraptor. L'Indominus Rex incuba e fa schiudere un esemplare, quindi porta la sua valutazione e notorietà a un livello appropriato. Ah, gli devo mandare carne al macello. Il dinosauro è speciale per me, non sbagliare. Sì, non si preoccupi, anche se non mi parla con questa voce inquietante. Per fortuna non mi ha sfondato le altre gabbie, almeno questo mi consolo. Allora, della serie Mosso Cacchi, utilizzerei questa gabbia per l'appunto per continuare gli esperimenti. Ma a sto punto mi conviene fare una zona quassù in cui spostare gli altri carnivori anche per massimizzare le entrate del parco. No, vi giuro, quando ho visto scappare quel coso mi sono caccato sotto. Buono, allora, sono davanti un'altra ventina di minuti. Perfetto, come potete vedere ho richiesto un'altra centrale elettrica perché c'erano problemi di corrente. Allora, il nostro allosauro, intanto richiedo che me lo narcotizzino, perché sto preparando da quest'altra parte un paio di gabbie e ovviamente doveva piovere perché mai una gioia. Allora, possiamo mettere una galleria direttamente qua. Non è perfetta, ma mi accontento. Così che, ecco qua, è collegata al resto delle strutture. Qua ci sposteremo per adesso l'allosauro. Mettiamogli tutto ciò di cui potrebbe aver bisogno. Maledette tempeste, proprio adesso mi dovete rompere le scatole. Per adesso il parco procede abbastanza bene, siamo a 4 stelle e mezzo. Non ci sono troppi visitatori, perché come ho detto sono tendenzialmente scienziati. Non si lamentano, abbiamo tutto al 90%, quindi casomai gli metteremo un po' di strutture da sto lato, se fosse necessario. L'allosauro dovrebbe arrivare a momenti. Il dottor Follia voleva l'Indominus Rex con la mimetizzazione. E certo, 8 milioni di dollari e dobbiamo ancora mettergli la mimetizzazione, mi par giusto. In effetti c'è il segmento mimetizzazione, ullala. Oh mio Dio, mi pare una boiata assurda, dottore. Aspetta un secondo, prima di fare l'Indominus avevamo un po' di genomi interessanti, come adattamento agli spazi ristretti. Questo lo voglio assolutamente.
Perché in teoria possiamo fare in modo che abbia bisogno di meno spazio, perché l'Indominus vuole gli spazi larghi. Non si è mai capito perché. Ah, il nostro caro Indominus Rex, di pascolo ha bisogno 15.000 e 1.600. Se gli facciamo spazio ristretto, non è male, non è male. Lo butto giù già considerevolmente. Ok, praticamente c'è un tasso potenziale di fallimento del 12%. Bisognerebbe aver sfiga, anche perché mi è costato 10 milioni di dollari, sai com'è. Quindi non ci resterà che aspettare che si schiuda. Oh, e ok, è passato un altro quarto d'ora, procede tutto bene. Nel frattempo ho richiesto un paio di diplodocchi, che sono per l'appunto i dinosauri a collo lungo che hanno bisogno di meno foresta. A loro piace un attimino più la prateria e via dicendo. Ciao tizio, abbiamo la tua versione più faiga nel parco. Sei il modello vecchio ormai. Ne ho creati due perché di solito gli piace stare un attimino più in compagnia. E nel frattempo, per la mia grandissima gioia, è pronto anche l'Indominus Rex con la mimetizzazione. Capretta, capretta, corri che è meglio. Eccolo qua, piccolino lui. Oila, avete visto che ha cambiato colore per un secondo? Oddio, oddio. Quindi questo si adatterà in continuazione all'ambiente in cui si trova. Dottore, secondo me abbiamo fatto l'ennesima boiata. Io gliela butto là, eh. Indominus Rex è una meraviglia. Sì, una meraviglia mortale, ma vabbè, guardalo. Prendere qualcosa di già perfetto e migliorarlo ancora. Lei sicuro, dottore? Mi pare una boiata tanto grande, dottore. Ora tocca all'Indoraptor. No. Predatore scaltro. Anche questo avrà bisogno di una certa esperienza in combattimento. Sì, ma dottore, scusi, se li mettiamo nella stessa gabbia è un po' una leggerissima minchiata da fare. Forse ci converrebbe spostarlo. Oh, che hai che non va bene? Vuole un po' più di pascolo. Sapevo io che la gabbia non era abbastanza grande per lui. Maledetto rompiscatole. Vabbè, poco male. Visto che tanto c'è dello spazio libero qui, gliela allargo in questa direzione. Ma perché? Io vi giuro, sto tizio mi sta sui maronzoli che voi non ci avete idea. Buono, buttagli giù sta cavolo di parete. E dimmi che adesso ti va bene. Oh, finalmente sta risalendo sul livello di comfort. Perché lui vuole di più? Perché dice sono faigo, pretendo di più. Pertanto questa gabbia qui che adesso ho aperto la dobbiamo allargare di sicuro. Vediamo di utilizzare buona parte dello spazio disponibile. La deforestiamo di brutto, perché sennò nemmeno io riesco a capire quanto spazio abbiamo. Però come potete vedere, grande e grande. Tanto grande, ci può stare forse tranquillamente anche il principino qua sotto. Sì, è decisamente molto più grande del necessario. Quindi direi di spostarlo quassù, oppure di chiudere la zona e mettere un laboratorio ammo direttamente qui. Così non dobbiamo per forza spostare l'Indominus. Buono, ci è venuta una ventina di minuti perché ho dovuto spostare un po' di cose. La protezione dei guardiani l'ho messa di qui. Così che sono riuscito a mettere un altro laboratorio genetico Ammon per questa gabbia, in modo tale da non fare grandi spostamenti. Allora, assicuriamoci di avere il massimo tasso di successo, perché l'Indoraptor non può fallire. Mi prosciugherà completamente il conto in banca. E spero ovviamente che il signore non si lamenti della gabbia. Mi costa 12 milioni. 12 milioni. Anzi, secondo me lo possiamo modificare pure per renderlo più costoso. Infatti mi faccio furbo e gli riduco lo spazio necessario, perché sennò finiamo come l'Indominus Rex. Per favore, no, basta. Buono, nel frattempo ho creato un paio di Gigant Spinosauri che dovrebbero stare tranquilli tranquilli nell'altra gabbia. Aspetta che ovviamente devono stare in coppia anche loro. Sono degli erbivori abbastanza pacifici. I Diplodoco li vedo tranquilli e pare che tutti gli altri non abbiano problemi. Buono, questo aumenterà ancora di parecchio le entrate. E il signor Gigant Spinosauro che dice, le piace? Gigant Spinosauro dice va bene tutto, 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 tutto. Ullala, perfetto, ho ridotto anche la sua necessità di dimensioni della gabbia, pascolo, foresta e via dicendo. Quindi siamo a posto. Nel frattempo creiamo anche la gabbia per l'Indoraptor. Ecco qua un pochettino di foresta e il resto come al solito dovrebbe bastargli a pascolo. Anche a lui non dovremmo avere troppe necessità, spero. Ovviamente che non si lamenti, perché sennò sono cacchi in mani. Laghettino al centro, ovviamente. E aspetta, qua non ho messo lo spazio per il pubblico. Ah, dannazione, che cocchio. Aspetta un secondo. Dimmi che ci sta una galleria, perfetto. Una ne possiamo mettere, perché sennò, giustamente, con tutti i soldi che mi è costato, non riesco a ripagarmi delle spese. Buono, semplicemente ho ridotto questo lato e adesso dovrei poter mettere anche un paio di queste. Beh, di sicuro una che è meglio che niente. Ok, collegaci il classico sentierino. Olle. Mangiatoia ipercostosa per il fetecchione con la classica ovviamente capretta. Aspetta, aspetta, mettiamogli sempre qua davanti. Dai, doppia capretta, così deve solo cacciare un attimino. Tanto è un Indoraptor e un fetecchione a cui lui piace veramente un sacco sbranare le prede. Yay, portate i vostri bambini. Oddio, oddio, ti prego dimmi che non si lamenta troppo. Salve signore, come va?
Quante stragi vuol fare quest'oggi? Fammi aggiungere giusto un pochettino di foresta. Così Mister Simpatia dovrebbe essere a posto. Ui, che colpo mi sono preso, stava sbranando la capretta. Povera capretta. E guardando le statistiche possiamo anche ridurre le dimensioni della gabbia in modo tale da allargare queste. A questo punto lo Spinoraptor lo possiamo mettere da quella parte lì. E va da sé che purtroppo dovrò cavare l'allosauro. Per adesso lo caviamo in modo tale che i tre dinosauri siano il più separati possibili. Anzi, faccio una cosa tattica e se non ci sono problemi, narcotizziamo l'Indoraptor e lo spostiamo di là, così che quest'area la possiamo lasciare allo Spinosauro. Il Indominus Rex sta dormendo, la cosa preoccupante è che sta dormendo vicino alla recinzione, ma pare tranquillo. Ok, ok, perché non ho sentito casini, è normale che mi preoccupo, ragazzi. Stiamo utilizzando i dinosauri più pericolosi al mondo, fai te. Quindi vendiamo l'allosauro e ci ripiglio anche 3 milioni di dollari. Ma visto che me ne è costati 8, voglio dire, perfetto. E nel frattempo, Indoraptor, goditi la tua nuova casetta. Anzi, se ho abbastanza soldi posso anche mettergli mezzo coso qui. Non ci sta. Quindi casomai utilizzo questo spazio per allargargli la gabbia, perché non mi fido minimamente. Ok, ecco che mi hanno consegnato il signore, che dice che il comfort è al 100%. Gli va bene tutto. Gli va ancora più bene di prima, onestamente. Ok, a posto, non tocchiamo nulla, perfetto. Torniamo di qui e vediamo di sistemare lo Spinoraptor. Io, ragazzi, spero che abbiano sistemato il genoma. Adesso dovrebbe essere tecnicamente a posto, perché mi costa 8.8 milioni di dollari. Santo cielo. Se mi va fuori di testa ancora una volta, io sono nella M più totale. Per adesso è lì tranquillo che si insegue le caprette. Facciamo una cosa tattica, però, perché prevenire è meglio che curare. Facciamo un bel doppio recinto. Beh, potevi anche farmelo dritto, gioco. Gioco dice fottesega, non te lo faccio dritto, perché così posso pararmi un attimino in caso tentasse di attaccare gli erbivori da sto lato. Si sa mai, le vie della sfiga sono infinite. I nostri erbivori comunque stanno bene. Vedo che nessuno si lamenta. Olì! Buono, direi che lo Spinoraptor è pronto per essere liberato di nuovo. Spero con meno traumi, meno porchi stavolta, gioco. Ok, ciccio, cortesemente non mi andare fuori di matto stavolta. Perfetto, sembra più pacifico, lo potete notare, vero? Vero? Dobbiamo aumentargli la notorietà. Oh, ma dai, dobbiamo praticamente liberare all'interno degli erbivori in modo tale che lui si ripappi. Beh, si è già poppato la capretta, cominciamo bene. Cioè, fatemi capire bene, quindi io devo liberare dei poveri erbivori, perché coi carnivori c'è il rischio che me lo ammazzino per gran botta di sfiga. Mi dispiace, signore erbivoro, in modo tale che la sua notorietà aumenti. Devo praticamente dargli da mangiare, ma non è possibile. Quindi a tutti e tre devo liberare un po' di erbivori. Oddio, all'Indominus possiamo anche liberare un carnivoro. E che mi costa parecchio, purtroppo. Per farle così in grande sto anche liberando addirittura interi brachiosauri. Così si fanno di quelle belle mangiate. Dottor V, comunque davvero, lei c'ha grossi problemi, voglio essere onesto. Aia, questa sera manco accorta. Eccola lì, fuori una. Porco di quel porco cane. Spero che così gli vada su effettivamente la notorietà. Lo so, dinosauro morto. Come sarà potuto accadere? Notorietà più 20. Diciamo che è meglio se gli butto dinosauri un pochettino più grossi. E dorme. Cioè, così. Ok, sono stanco. Babum, mi butto a dormire. Signore, lei si diverta nel frattempo. Al nostro Indominus a questo punto libero un diplodoco. Bello grandino, non ha capacità di difesa. Ecco qua, anche lui è a posto. Perfetto. Nel frattempo, siccome sono veramente tanto una persona orribile, ho chiesto ai nostri dipendenti di narcotizzarmi gli altri diplodoco e di darli allo Spinoraptor, perché sono veramente una persona... Mi dispiace, sono costretto al mio lavoro. Indominus, ti abbiamo messo due gigantesche bistecche in movimento. Se mi attacchi qualcuno, se ne sta un po' sbattendo la ciola, fa il bagnetto lui. Aia. No, ma come? Per un secondo mi ero gasato. Allora, è un quarto d'ora che sto guardando la mappa e nessuno si è pappato, nessun altro. Ma dimmi te. Allora, caviamo tutte le mangiatoie. Voglio vedere se non vi viene fame, dannazione. Quando ti viene fame ti sbranerai le bistecche ambulanti. Vedi che la tattica ha funzionato? E Camarasauro ha battuto. Perfetto, l'Indominus è già su di notorietà. Pepe, allora facciamo una cosa tattica. Salviamo il povero dinosauro. Dov'è? Abbiamo il diplodoco qui, cerchiamo di salvarlo prima che si pappi anche quello. Buono. Allora, ho fatto una tattica molto semplice, gliel'ho narcotizzato io. Ah, vedi che aveva solo paura il furbacchione, ci aveva solamente paura. E adesso se lo dovrebbe attaccare, in men che non si dica. Pappatelo, ok. Ah sì, gli è andata su, perfetto, è andata su a 106. Ottimo, quindi va bene anche addormentarglieli. Perfetto, quindi ho usato la stessa tattica
anche da questo lato, non deve far altro che tirargli un paio di mozzicate appena c'ha voglia e siamo a posto. Guardalo come è contento, se l'è trovato pronto all'uso. Olè, guarda, ci passa fino attraverso, tanto è contento. Ok, perfetto. Ok. Voglio che tutti e tre gli ibridi, l'Indominus Rex, l'Indoraptor e lo Spinoraptor vengano portati via dalle isole. Ok. Abbiamo poco tempo. Ok. Vado, porto pazienza. Me ne andrò via da qui per un po'. Sì, c'è una riunione molto importante. Ma certamente, signor Finch, me ne andrei molto rapidamente fossi lei, perfetto. Ok, narcotizzato anche l'Indoraptor, perfetto. E lo prestiamo. Guarda l'Indominus che sta cambiando colore. Ma guardate, furbacchione, dato che lo stiamo attaccando, sta cercando di usare la mimetizzazione per non farti pigliare. Ma gli è andato male. Ecco qui, e prestiamo anche lui, perfetto. Sa che il Dr. V si è cacato sotto parecchio. Buono, nel frattempo mi stanno per portar via anche lo Spinoraptor. E dovremmo essere a posto. Io spero che non ci siano modifiche al DNA di sti tizi, perché il Dr. V sarebbe capace di vendicarsi dopo quello che gli è successo con i suoi esperimenti. Ok, obiettivo completato e missione completata alla grande. Questo ci dovrebbe pagare molto bene, 3 milioni di dollari, avvocati, adattamento, sblocca tutta una figata assurda. La fondazione Hammond ha sempre avuto e continua ad avere numerosi concorrenti. Eh beh, immagino. A volte prendo delle precauzioni preventive tratto con loro. Ma a volte decidono che non basta fare affari con noi, così tentano di rubare. L'unico motivo per cui falliscono è che io sono disposto a infrangere le regole. Ma la fondazione non dovrà... Guardi, mi ha pagato abbastanza, signore. Non ci sono problemi, faccia quello che vuole. La mia ricerca e le scoperte sulla conservazione sono intatte. Non mi scuserò per questo. I nostri animali sono al sicuro e il nostro vantaggio nella ricerca rimane incontrovertibile. Ecco cosa siamo riusciti a fare qui. Yay. I metodi potranno essere poco ortodossi, ma sono efficaci. Il fine giustifica i mezzi. Ma certamente, ma sì, figuri, guardi. Ricorda che il nostro fine è la resurrezione di un'intera specie di animali che un tempo dominava. Sì, li abbiamo anche resi più pericolosi perché siamo furbi. Ci ha messo quasi 100 milioni di anni a distruggerli. Noi li abbiamo riportati in vita in 30 anni. Questo dovrebbe dirti qualcosa. Anzi, dovrebbe dirti tutto. Wow, dottore, campione di umiltà, è il dottor V, una cosa incredibile. Oh mio Dio, tutto questo solo per riuscire a fare le ricerche e nasconderle. Nascondere soprattutto i dati in modo tale che nessuno potesse scoprire i suoi piani. Così il dottor V potrà continuare a creare dei dinosauri sempre più pericolosi. Yay, in nome della scienza, ragazzi, chiaramente in nome della scienza e per salvaguardare la natura, Non perché è uno psicopatico. Ok, dai, direi che anche per questo episodio è tutto. Il DLC è effettivamente finito. Vediamo casomai se vi interessa di ritornare sulla nostra cara buona vecchia arena e vedremo di riutilizzare i nostri dinosauri ibridi, magari per fare qualche scontro, vediamo come si comportano e vi dicendo. Per questo episodio però è tutto, lasciate un bel mi piace che tiene la serie, condividete, fate piacere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!